Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buon pomeriggio da Giulia Guerrini, in studio per le notizie sportive. Calcio, la Juventus si prepara al big match contro l'Inter di domenica sera, primo derby d'Italia per Dusan Vlahovic e ultimo per Paolo Dybala in bianconero. Con l'addio della gioia si aprono nuovi scenari per l'attacco bianconero. Alvaro Morata ha espresso il desiderio di rimanere a Torino e la società bianconera proverà a convincere l'Atletico Madrid ad accettare una cifra intorno ai 15-20 milioni, adesso ne pretenderebbero 35. Inoltre sarebbe improbabile pensare che la Juve possa cambiare troppi elementi dell'attacco, motivo per il quale la permanenza di Morata resta la prima scelta. Caio Jorge dovrebbe finire in prestito a qualche società di A, mentre per Federico Chiesa sarà decisiva la riabilitazione. Sembrerebbero previsti tra giovedì e venerdì gli incontri con gli agenti di alcuni calciatori in scadenza, in particolare si tratterebbe di Cuadrado, De Sciglio, Perin e Bernardeschi. Il sito specializzato Footy Headlines ha lanciato in anteprima quella che dovrebbe essere la prima maglia della Juve per la prossima stagione. Torino sono 10 i giocatori granata che scenderanno in campo con le rispettive nazionali: Aina, Belotti, Berisha, Lukic, Milinkovic-Savic, Ricci, Rodriguez, Warming, Vojvoda e Zima. Sono solo 2 quindi i giorni a disposizione di Juric per preparare al meglio la partita di sabato sera contro la Salernitana. Non saranno disponibili invece Pobega, squalificato, Praet, Sanabria e Gigi. In forte dubbio Brecalo, ancora positivo al Covid. Volley maschile, 2 appuntamenti casalinghi per Banca Alpi Marittime Acqua San Bernardo Cuneo. Incontrerà Lago Negro venerdì 1 aprile alle ore 18.30 e domenica 3 aprile alle ore 18 ci sarà il derby di ritorno con Mondovì. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.